Uno dei nodi delle riaperture è proprio quello del trasporto, allora vediamo come saranno organizzati nel servizio di Riccardo Tivegno. Quando la didattica in presenza tornerà anche negli istituti della scuola superiore, scatteranno i piani ad hoc elaborati nelle ultime 2 settimane dalle varie aziende di trasporto pubblico. Si tratta di piani concordati con gli ambiti territoriali dell'ufficio scolastico regionale, sotto la regia delle varie prefetture. Tra i comuni, ad esempio, le entrate differenziate per spalmare l'affluenza sugli autobus e evitare affollamenti eccessivi. Alla Spezia, ad esempio, a scuola alle 8 e poi alle 9:30, nel Savonese a partire dalle 7:50 e sino alle 9, nell'area metropolitana di Genova tra le 7:45 e le 8 e tra le 9:30 e le 9:45, scaglionate ovviamente anche le uscite. Saranno poi potenziate, anche ricorrendo alle aziende private del settore, le linee nelle fasce orarie interessate dalle entrate e uscite da scuola: 150 corse e 50 mezzi in più per l'ATC a Spezia, 80 corse in più al giorno per la TPL di Savona, a Genova anche 12 linee extra dedicate esclusivamente agli studenti. La didattica in presenza nelle superiori interesserà a rotazione il 50% dei ragazzi, per lo spezzino ad esempio 4.300 studenti ogni giorno. L'affluenza su autobus e corriere non potrà superare il 50% della capienza massima. Per la CGIL regionale è forte il rischio che il trasporto a e dalla scuola avvenga in condizioni di affollamento eccessivo. Servirebbero più mezzi in strada. Insomma, i tagli al trasporto pubblico degli ultimi anni si faranno sentire.